Gli inglesi cosa hanno fatto? Hanno preso uno straccetto e hanno cancellato le leggi europee nel Regno Unito. Fanno tutto molto difficile, ma basta una gomma, cancellare quello che tu mi stai chiedendo e a casa mia, siccome il popolo è sovrano, in teoria anche in Italia lo è, facciamo così. L'Europa si tiene le sue leggi e nel Regno Unito facciamo quello che diciamo noi. Il passo successivo è prendere una penna e riscrivere le regole secondo quello che lo Stato vuole, quello che il popolo vuole. È quello che sta facendo ora l'Inghilterra. Per fare un paragone, è come se domani lo Stato italiano o qualche politico italiano decidesse di non pagare più il debito pubblico nei confronti delle banche centrali europee. Quindi prendesse una penna e dicesse: guardate, facciamo così. Siccome il debito che io Stato devo dare a voi è derivante dal signoraggio, quindi un debito che è virtuale non esiste, io preferisco dare i soldi al mio popolo, quindi investirlo in asili, in un reddito di cittadinanza di 5.000 euro al mese, pagare i dipendenti pubblici il triplo, pagare i maestri, i professori 5 volte tanto. Fatto questo, rimarrebbero miliardi di euro a disposizione dello Stato e dei cittadini italiani perché non si è pagato il debito pubblico da dare alla BCE, che sono banche. E a parte la percezione che ognuno di noi ha che la politica europea così, la moneta europea così com'è, non funziona e non potrà mai funzionare, quindi il destino dell'Europa è finito, è già finito. Quindi gli svizzeri non sono mai entrati, che non sono gli ultimi arrivati, gli inglesi stanno andando via, quindi è palese. Ma infatti anche la politica, chi è propensa all'uscita dell'Europa, il Movimento 5 Stelle all'inizio, Salvini oggi, poi dopo si disperdono le informazioni, non si sa perché, poi cambiano idea, hanno sempre avuto un grande consenso popolare. E tenete presente che il premio Nobel americano Stiglitz, scusate se non è il termine giusto, dice semplicemente che l'Europa, la moneta unica e l'Europa così com'è, non funziona perché va riformulato tutto, quindi bisogna tornare prima ad essere sovrani, ogni popolo sovrano, e dopodiché si fanno degli accordi economici, ok? E questo è questo che bisogna fare, ma lo sanno tutti. E l'Inghilterra sta dimostrando che è possibile farlo. Quindi Steve Barber cosa ha fatto? Ha rivisto questo decreto nel 1972 che dichiarava che il Regno Unito doveva necessariamente rispettare le regole dell'Europa e ha detto: facciamo così, io prendo una gomma e cancello questo decreto e dal 31 ottobre facciamo così, noi a casa nostra facciamo quello che diciamo noi. E ascoltate lo stupido. Sapete cosa succederà da qui a breve? Quindi entro il 31 di ottobre, probabilmente l'Europa, onde evitare che altri paesi accendano la lampadina, troverà un accordo ragionevole con l'Inghilterra, con il Regno Unito, e abbasserà queste ipotetiche sanzioni e le porterà a fare un accordo ragionevole in modo che il Regno Unito esca in piena tranquillità e non accadrà nulla. Quindi da una parte ci sarà la sanzione ugualmente e di conseguenza il Regno Unito ne uscirà. Quello che sta facendo in modo intelligente il ministro inglese è quello di creare una forza negoziale. Quindi facciamo così, non è che fa come l'Italia, che si strozza e fa pagare le tasse alla gente in modo che il popolo non può più vivere, o addirittura questo aumento del 25% che sembra obbligatorio, ma sono tutte bugie. Sono tutte bugie, signori, sono tutte bugie. Non crederete davvero che sia da parte della sinistra che della destra, non penserete davvero che il problema sono gli immigrati che vengono in Italia, ok? Davvero, non penserete questo. Ci sono paesi come la Francia e come l'America che hanno 10 volte i nostri immigrati e non hanno problemi. Il problema sono le regole, sono il rispetto delle leggi in ogni nazione, ok? Non sono le 40 persone, quelle sono prese di potere e sono solamente sciocchezze per prendere dei voti, ok?
Oppure non crederete, ma neanche al discorso della sinistra, eh? Non ci credete il fatto che Grillo faccia un accordo con il PD per salvare l'Italia. Non ci credete perché non è vero. Nessuno parla più di banche, nessuno parla più di uscire dall'euro, nessuno parla più di questo argomento, che è l'unico argomento interessante. Noi paghiamo miliardi di euro di debito nei confronti di banche, noi come Stato, noi come cittadini paghiamo miliardi di euro di tassi di interesse alle banche, noi come cittadini siamo pignorati dalle banche, pignorati dallo Stato, ok? Perché lo Stato preferisce dare i soldi all'Europa piuttosto che a te. Il Regno Unito ci sta insegnando qualcosa di molto importante a noi come Stato, a noi come cittadini, a casa nostra. Comandiamo noi e non comanda nessun altro. Si sono fatte guerre, sono morte persone, milioni di persone, per avere la libertà e la sovranità del popolo, dove la Costituzione è chiara. Noi abbiamo perso la sovranità. Oggi comandano le banche, ok? Noi paghiamo tassi di interesse sui contratti che facciamo, che non sono regolari. Sono 18 anni che combatto le banche e gente come me dovrebbe essere in politica, però quando io parlo con i politici mi schivano come se fossi un brutto male. È per questo che la gente pensa a qualcos'altro, viene deviata, viene depistata in sciocchezze. La maggior parte delle persone oggi si trova con una casa pignorata. Le aziende si trovano con dei piani di rientro che quando gli va bene, e quando gli va male la banca chiede un rientro immediato. Questo vuol dire che l'azienda deve chiudere, questo vuol dire che tu non trovi lavoro perché l'azienda non ha lavoro, questo vuol dire che interviene l'ufficio delle entrate, oggi ufficio delle entrate di riscossione, e vi dà una multa. Quindi le persone in questo modo qua non possono sopravvivere, ok? Quindi lo Stato vi ruba soldi, piuttosto che darli a voi e metterli nel commercio, li dà alle banche centrali europee, quindi la BCE, ok? I soci della BCE sono banche private, quindi sono società per azioni, non dimentichiamocelo. E quindi c'è Draghi che decide, insieme, prima Draghi adesso, comunque è uguale, ok? Decidono che tasso di interesse devi pagare sul tuo mutuo, sul tuo prestito, sul tuo leasing, sui tuoi affidamenti. È quello che sta accadendo. E il Regno Unito che cosa ci sta insegnando? A tutti noi. Non funziona così. Facciamo che a casa nostra comandiamo noi. Vi sta bene? Bene. Vi sta male? Pazienza. Ma quanta pazienza avete? Che cosa devono fare più per farvi capire che vi stanno prendendo in giro? Quando io controllo un conto corrente, controllo un mutuo, controllo un leasing e parlo con gli imprenditori, parlo con le persone e hanno paura di fare cause contro la banca. Contro la banca bisogna andarci sempre, perché la banca è il diavolo, è il diavolo. Anche se si veste bene, è il diavolo, ed è questo il punto. Bisogna cambiare culturalmente il fatto di essere sovrani. Siamo noi che comandiamo a casa nostra, ok? È 30 anni che abbiamo dei politici che sono corrotti, ok? Lo vediamo dai numeri, lo vediamo dai giudici cosa dicono. Fortunatamente ci sono dei bravi giudici in Italia e abbiamo una delle costituzioni più importanti al mondo. Ma è il popolo che si deve svegliare, perché se il popolo non si sveglia e continua a votare delle idee virtuali, continua a votare delle persone che ci fanno delle promesse in continuazione che sono sempre le stesse, e questo è il paradosso, che dicono delle cose, non le fanno, le continuano a dire e noi ci crediamo comunque. Il grosso problema è questo. Ricordatevi una cosa, ricordatevelo bene, che il nemico è sempre una persona che ha soldi, ok? Non sono i poveretti i nemici. E per fare le guerre ci vuole coraggio e non ci vuole la moralità, non ci vuole neanche la cultura e non ci vuole tantomeno neanche la stupidità. Sapete cosa manca? Sapete cosa manca? Solo una cosa, il coraggio. Il coraggio manca, perché oggi ci indeboliscono con la paura. Abbiamo paura degli immigrati,
abbiamo paura dell'ufficio, delle entrate, di riscossione, abbiamo paura dello Stato, abbiamo paura della Guardia di Finanza, abbiamo paura dell'Europa. Tutte queste paure indeboliscono gli imprenditori che vanno via dall'Italia se ne hanno la possibilità, indeboliscono gli imprenditori che non riescono più ad andare avanti. Mi spiegate quale logica ragionevole dà la possibilità e il potere alle banche di mettere in sofferenza un imprenditore che è in difficoltà o una persona che è in difficoltà in modo da distruggerla definitivamente? Non c'è una legge che tutela gli imprenditori e le persone in difficoltà. Tu sei in difficoltà, sei un maledetto, non potrai mai più riprenderti. Questa è la legge. Poi dopo ci confondono con tante cose. Oggi il Regno Unito che cosa ci insegna? Ok, il popolo è sovrano e noi facciamo le nostre leggi, le nostre regole a favore del nostro popolo. Ma è il popolo che ha deciso che quel ministro deve stare lì. È il popolo che ha deciso che quello Stato, quei politici devono stare lì. Quindi alla fine la colpa è sempre nostra. Perché siamo noi che decidiamo i nostri politici. Quando ci dicono è un dovere votare, sì, è un dovere votare, è vero, ma non gli stupidi. Allora piuttosto che votare degli stupidi, piuttosto che votare sempre le stesse persone, non voto niente, ok? E poi voglio proprio vedere quando ci sarà il 5% delle persone che va a votare. Voglio proprio vedere che tipo di legittimità hanno queste persone. Quello che ci manca è il coraggio.